Il Briga conferma il primo posto in campionato con una vittoria netta 4-2 sulla Dufour. Inizia il giro di ritorno nel migliore dei modi e c'entra la settima vittoria di fila, l'undicesima delle ultime 12. Subito forte la capolista con Asole che serve Usei che manca incredibilmente la rete del vantaggio. Un minuto più tardi Sacco Silvia Bene fa la rete dell'1-0. Il Briga sembra dominare e al dodicesimo si guadagna un calcio di rigore Beltrami per un fallo di Rovei. Dal dischetto Asole non sbaglia e sigla il 2-0. La partita sembra in controllo della capolista. La Dufo si fa vedere al sedicesimo con Gila che impegna Capetta in angolo e sul successivo corner ancora Gila calcia alto. Al 23esimo, decisione abbastanza discutibile dell'arbitro, lascia il Briga in 10 per un'espulsione di Beltrami. Qui la partita cambia e la Dufour prende coraggio e va vicino ad accorciare distanze al 38esimo con una punizione di Repossini, su cui è ancora attento Capetta, e prima dell'intervallo con Mostoni, su cui l'ex portiere della Panovara si oppone alla grande. La ripresa si apre al 9° con la Dufour che segna la rete del 2-1, con un tiro dal limite dell'area di Testori che bacia il palo e termina in gol. Nel momento di maggiore difficoltà il Briga trova la rete del 3-1 con il nuovo entrato Oliari, un acquisto di Cembrino il cui inserimento è perfetto e batte per la terza volta Simo Rago. È la rete che chiude la partita, anche se al 28esimo Gila da ottima posizione calcia malamente fuori, ma al 33esimo ho ancora il Briga pericoloso con Oliari che su un errore difensivo dei valsesiani sfiora la doppietta personale. Al 35esimo un super gol di Sacco che su assist di Renolfi, uno dei migliori, segna una rete da Cineteca e sigla la rete del 4-1. C'è ancora tempo al 49esimo per la rete del 2-4 di Nobili, lasciato completamente solo dalla difesa di casa.